Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì facciamo vedere un po' come siamo organizzati e i lavori che stiamo facendo in questo periodo. Oggi stiamo andando avanti con i lavori proprio qui nel nostro vigneto nuovo e come avete visto negli scorsi video ci stiamo dedicando in particolar modo in questo vigneto a delle lavorazioni meccaniche del suolo proprio per consentire la massima qualità di sviluppo appunto delle nostre piantine. Se vi ricordate, negli scorsi video abbiamo fatto alcune lavorazioni appunto meccaniche, quindi abbiamo fatto un passaggio con il diserbo meccanico sotto la fila, un passaggio interfilare con una fresa in modo tale da andare a rompere la crosta, perché come vi avevamo detto era diventato abbastanza duro il terreno tra una pioggia e l'altra, e successivamente abbiamo fatto un video dove appunto parlavamo del passaggio con l'estirpatore. In questo video invece vi facciamo vedere un altro attrezzo che serve sempre per andare a lavorare l'interfila ed è l'erpice a denti fissi. Ecco qua l'attrezzo protagonista di questo video. Vi facciamo vedere brevemente come è strutturato, molto semplice, e poi vi facciamo vedere un po' come lavora direttamente in vigna. Ecco, diciamo che è dotato di un telaio che viene attaccato ovviamente al trattore posteriormente, ai due braccetti del sollevamento e al terzo punto, e su questo telaio vengono montate alcune componenti. La componente principale è formata da questi denti, che sono diciamo l'organo principale che va a lavorare il terreno, e posteriormente è applicato questa gabbia che va a completare la lavorazione di questo attrezzo. Questo attrezzo non è dotato di presa di forza, quindi non lavora attraverso il gardano, ma lavora per diciamo trascinamento sul terreno attraverso l'avanzamento del trattore. Ecco, rispetto all'estirpatore richiede un po' meno energia, quindi assorbe un po' meno energia dal trattore, perché ovviamente i denti sono più corti rispetto alla profondità di lavoro dell'estirpatore. Quello che ci interessa a noi oggi, più che andare a lavorare la terra con i denti, che comunque dato che ce li ha li sfruttiamo, ma ci serve maggiormente lavorare con la gabbia in modo tale da andare a, dopo aver passato appunto questo attrezzo, a frantumare quelle che sono delle piccole zolle che si sono create durante la lavorazione con il passaggio dell'estirpatore. Questa è la situazione prima del passaggio dell'erpice a denti fissi, e quindi questo è il risultato della lavorazione con l'estirpatore. Diciamo che si possono notare delle zolle come queste che con questo passaggio, dopo il passaggio appunto dell'erpice a denti fissi, in teoria andranno a sbriciolarsi. Questo è molto importante per rendere ulteriormente friabile tutto il terreno. Quantunque, anche se non avessimo passato l'erpice a denti fissi, comunque già così il risultato sarebbe anche soddisfacente. Diciamo che sia le condizioni meteo sia la volontà di andare a ultimare la lavorazione ci ha fatto diciamo propendere per questa scelta, quindi abbiamo detto ma sì, attacchiamo anche l'erpice e facciamo un passaggio veloce. Questa invece è la situazione dopo aver passato anche l'erpice a denti fissi. Ecco, qui si può notare dove il terreno è stato lavorato anche dall'erpice, dove queste appunto zolle si sono veramente sbriciolate e sminuzzate rispetto alla situazione che ci trovavamo precedentemente questo passaggio. Disinserire le motrici anteriori, così riusciamo a fare la curva in modo corretto senza andare a danneggiare le componenti e avendo diciamo meno spazio necessario per fare la manovra.
e poi appunto andando a ripremere il pulsantino elettronico si vanno a reinserire le motrici anteriori e si è pronti per iniziare a lavorare la nuova fila. Ecco, è molto importante quando si va a lavorare la terra che ci sia l'umidità corretta del terreno, in questo caso è anche tanto asciutta, si vede bene anche dalla polvere che si alza, e questo è indice di due cose: uno, che sicuramente la terra è super asciutta, e in seconda battuta è che appunto proprio la gabbia posteriore dell'attrezzo sta lavorando bene, perché appunto va a sbriciolare bene tutte quelle componenti che erano leggermente compatte e quindi poi crea appunto questa polvere, questa nuvola che al passaggio appunto di questo attrezzo si forma. Ecco, siamo arrivati al fine anche di questo video, vi lasciamo qui in fondo come sempre qualche scheda, come ogni venerdì vi ringraziamo di essere stati con noi, iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata.